Buongiorno dalla sala stampa di Stadio Angeli di Palena, buongiorno e benvenuto Erasmo Mulè. Allora, domanda di rito, se ci puoi spiegare come si è evoluta la trattativa che ti ha portato qui ad Avellino e come stanno andando questi primi giorni di ritiro? Tanto buongiorno, no, la trattativa è stata velocissima, mi ha chiamato il mio procuratore un giorno e mi ha detto che c'era interesse all'Avellino e che l'aveva chiamato il direttore Perinetti, quindi la scelta è stata immediata, quindi quando si sente la parola Avellino, conoscendo la piazza, una piazza calda dove ti senti giocatore vero, la scelta è semplice, quindi subito dopo ho scelto. Primi giorni di ritiro abbastanza bene, stiamo lavorando. Tanto stiamo lavorando bene, quindi il gruppo è affiatato, quindi come primi giorni va benissimo così. Buongiorno, benvenuto anche a te. Ieri abbiamo avuto la possibilità, ieri sera, di parlare con il direttore sportivo Condò. Non è un segreto che l'Avellino sta cercando un grosso difensore centrale. Allora, questo significa che chiaramente andrete a competere in questo momento, lì dietro siete tu, Benedetti e Moretti, andrete a competere con una maglia e mezza, ma mi mettiamo così, insomma, sarà una battaglia dura. Questa cosa è uno stimolo oppure può essere un ostacolo? Io penso di no, immagino di no, che sarai ben motivato a dire la tua e cercare di conquistare un posto in prima squadra. No, sicuramente nel calcio nessuno ti assicura il posto, tu devi guadagnare, quindi non ho assolutamente paura, ma l'unica cosa che devo fare è lavorare bene, lavorare tanto, poi è tutta una conseguenza, quindi non ci sono problemi. Senti, sei già stato in piazze importanti a Catanzaro, a Monopoli, vieni dalla Juve, hai già detto ad Avellino non si può dire di no. Che cosa ti aspetti da questo campionato? Che cosa ti aspetti anche da quello che, dalla piazza, dallo stadio, dai tifosi? Si dice sempre una piazza importante, lo è. Anche una piazza molto impegnativa, però che dà grandi soddisfazioni. Questa è la prima domanda. La seconda, compagni, curiosità, lo stiamo chiedendo anche agli altri. Se conoscevi qualcuno con chi sei in camera, con chi hai familiarizzato. Allora, io ho seguito, cioè, l'anno scorso giocavamo nello stesso girone, quindi ho seguito pure l'Avellino. So che c'è voglia di rivalsa da parte della squadra, da parte dei tifosi, da parte di tutti, quindi questo è uno stimolo in più. E io, come ho sempre fatto quando scelgo una squadra, lo faccio perché voglio vincere. Sono un ragazzo molto ambizioso, quindi sono qui perché voglio fare bene con questa maglia, sperando di raggiungere traguardi importanti. Quanto riguarda i ragazzi, conoscevo già qualcuno, D'Amico e Plesce li conoscevo da tempo perché abbiamo giocato insieme a Palermo da piccolini, Sì. mentre l'anno scorso ho giocato con Falbo a Monopoli, quindi anche lui non l'ha visto. Però anche con gli altri, diciamo, già dopo qualche giorno comunque c'è un bel rapporto, diciamo, mi hanno accolto bene. A proposito di curiosità, possiamo dire che il lupo era nel suo destino visto che ha il tatuaggio del lupo sul braccio destro? Lo possiamo Lo dire. possiamo anche far vedere? Sì, è qui. Quindi Ah, due. Vabbè, il tatuaggio, diciamo, il braccio, diciamo, il tatuaggio, è un po' la mia storia, diciamo, lavorativa, un po' caratteriale. E siccome spesso nei tatuaggi si vede, no, il leone quasi sempre, ho voluto cambiare animale, ho scelto il lupo. Il destino ha voluto quindi di che. carattere sei di gruppo. Sì, possiamo dire di sì. Altri vuoi un attimo, voglio usare una foto. Buongiorno, Marco Ingino, Sport Channel Mattino. Allora, tu sei un veterano sostanzialmente della Lega Pro, hai fatto tutti e tre i gironi, vedevo. Quindi la prima cosa che ti chiedo, un po' le differenze che hai notato. Poi lo scorso anno sei stato a Catanzaro nella fase iniziale, se trovi analogie, almeno nella fase di costruzione di questo gruppo con questo Avellino che sta nascendo. Ah sì, ho fatto tutti e tre i gironi, la differenza sostanziale secondo me è che il girone C è quello un po' più fisico, dove magari le partite sono appunto più fisiche rispetto agli altri gironi, e secondo me il girone è più complicato dei tre, diciamo, rispetto agli altri due. Per quanto riguarda, diciamo, il gruppo, credo che una cosa molto simile che sto riscontrando è proprio il gruppo, l'affiatamento. Questa cosa ha fatto la differenza a Catanzaro l'anno scorso, come si è visto, e spero possa farlo anche quest'anno. Cosa le ha dato l'esperienza con la Juventus Next Gen, soprattutto poi la possibilità di allenarsi anche con la prima squadra, con grandi campioni, anche attaccanti di un certo livello?
Ma è chiaro che confrontarsi con quelle persone lì è qualcosa che tutti sognano, e anche riuscire a fare un solo allenamento nella propria vita è qualcosa che ti porti sempre dentro. Quindi in quei momenti lì cerchi di rubare il più possibile, anche guardando soltanto quel giocatore lì. Poi è chiaro che loro hanno vinto tutto quello che si può vincere nel mondo, sono delle leggende del calcio. Però nel mio piccolo, sai, magari guardare i movimenti di Chiellini, Bonucci, Demiral, De Ligt, questi giocatori qui, può sempre servire. Ascolta, abbiamo sentito Giorgio Perinetti dire che Ravellino vuole fare un campionato ambizioso, abbiamo sentito Condò dire che Ravellino vuole fare un campionato importante. Tu dici che quando scegli una piazza lo fai perché vuoi vincere. Possiamo dire che questa tua frase è la traduzione delle altre due, è a quello che puntiamo? Ma penso che in società o nella squadra tutti vogliono questo, quindi è chiaro che bisogna lavorare bene, con serietà, umiltà, poi tutta una conseguenza, speriamo di raggiungere, come detto prima, obiettivi importanti. Prima impressione su Rastelli e il suo staff, quello che notiamo, ma lo sappiamo da tempo, che è uno staff importante nel quale ogni figura ha il suo ruolo, in particolare anche mister Dario Rossi che cura molto la fase difensiva. Volevo chiederti prima impressione anche secondo dei primi dettami tattici che stanno venendo fuori, che vi sta chiedendo, le cose sulle quali sta insistendo sia Rastelli che Rossi. Ma una cosa che sono tanto è che si cura molto è particolare, chiaro che poi siamo ai primi giorni quindi ancora dobbiamo lavorare, però questa è una cosa fondamentale, sono tutti disponibili, a partire dai preparatori, dal secondo mister, dal mister, e comunque durante gli allenamenti comunque stiamo provando molto a giocare palla a terra, a giocare rapidamente, insomma per mettere un po' in mezzo gli avversari, questo è quello che sto vedendo un po' nei primi giorni. Attenzione alla risposta, perché ti chiedo a quale modello o a quale calciatore ti ispiri, quindi poi magari ti esce il titolo io come Tizio e Caio, ti avverto prima, e poi difesa a 3, difesa a 4, per te non fa differenza? Ho giocato sia a 3 che a 4, ti devo dire, mi trovo bene in tutti e due i moduli, quindi non fa differenza. Come idolo calcistico io ti dico Sergio Ramos nel calcio. Va bene? Grazie mille, grazie a tutti.